Oggi andiamo al Lotus Temple. Abbiamo preso un Uber per risparmiare. Spenderemo circa 4 euro per passare un'oretta in macchina a causa traffico. Siamo di nuovo usciti troppo tardi. E invece siamo in un centro commerciale. Siamo sbarcati al Lotus Temple e c'era scritto: è chiuso di lunedì. Non avevo collegato, l'avevo anche sentito che i templi erano chiusi lunedì, solo che non pensavo che oggi fosse lunedì. Non conto i giorni, mai. E quindi ci ha abbordato un tipo di tuk-tuk che pensavo ci volesse fregare. E probabilmente ci sta fregando. Delhi Haq, you know Delhi Haq? No. Delhi Haq is a nice place, government. Okay. Handicraft, Indian. Probabilmente affiliato a questo centro commerciale. Poi ci porta in un altro posto. Yes, sir. Yes. Custom suits. Very good price. Okay. How much? Which color you like more? Blue? I'll show you the blue. Italian cut, French cut. This is nice cut. No, that's not. Pensa bene a quello che dici. Quanto costa? 150. Guarda qua. Vuoi vedere la tua faccia da persona truffata? Non sono stato truffato, quasi però. Allora, non era un centro commerciale, era un grande negozio di stoffe e c'erano gli abiti su misura. Io da tempo, da quando sono in Thailandia, che desidero farmi fare un abito su misura in Asia, perché sono delle porcate allucinanti. Mi è proprio ribaltato, io volevo comprare un abito il più economico. Invece mi ha fatto comprare due abiti e una camicia, 260 euro, su misura però. Quindi se mi hanno preso bene le misure, sono contento. Ho le gambe corte, tutti gli abiti che compro mi stanno male, ho le misure sballate. Se veramente mi hanno preso bene le misure, non mi importa che mi fanno l'abito da indiano, sono contento. E il tuk-tuk alla fine l'abbiamo pagato 60, non 50. Ci ha portato al tempio di Krishna. Non ho idea, non so perché ci ha portato qua. È diverso dagli altri tempi hindu che abbiamo visto? Sì. Strano, sembra di giocare a World of Warcraft. Ah, dobbiamo levare le scarpe. I Krishna, quelli che a Roma vi fermano. Gli Hare Krishna, Hare Krishna, sono loro. È pazzesco, ragazzi. How to get over the confusions of life? What is this life all about? I read this and I have been able to mark few important lines and I'd like you to read few of that. Our Krishna consciousness movement is genuine, historically authorized by love. Questo video si chiamerà Come fottere Marcello in tutti i modi. Mi ha convertito al culto di Krishna. Mi ha spiegato un po' come funziona il culto, cos'è, cosa... In ogni caso mi ha fatto leggere per 45 minuti tutti i passi del suo libro e poi me l'ha fatto comprare. Però costava solamente 160, quindi ci posso stare. Mattia, dimmi, ci posso stare o non ci posso stare? Ma non è il costo, è il fatto che ti fai abbindolare da chiunque. Ma non è per il video. Senza motivo, senza... Non è per il cosa video. Cosa avremmo dovuto fare? Questa è una cosa che decidi dopo. No, che no, non è vero. È le... Mi sono preso un samosa per 8 rupie. È un po' piccante ma è molto buono. Cos'è, mezzo pranzo, Allora, finora non ho avuto la cagarella e ho preso molti fermenti lattici. E mi sono preso lo street food più sporco che ho visto. Cioè questa sorta di mozzarella in carrozza. Non so dire, sa di India. In pratica sta chiamando una sorta di Uber indiano per noi, per portarci in un posto con il wifi. Gli abbiamo chiesto se sapesse dove trovare un wifi e lui è stato molto gentile. Ci ha anche protetto da un guidatore di triciclo che ci stava chiedendo troppi soldi. Ha detto: sapete che c'è? Vi chiamo un Uber. Non è un Uber. Abbiamo pagato solamente 80 per fare una tratta che di solito ci chiedono 200. E siamo arrivati in questo mercato abbastanza carino. Mercato per turisti ricchi, per dirvi, c'è... Dov'è? C'è Starbucks. Così abbiamo internet, perché mi sono ostinato a non fare la SIM nonostante non costi assolutamente nulla. Siamo proprio dei turisti di bassa lega. Siamo entrati in un ristorante cinese un po' fighetto. Spenderemo tanto questa volta. Ne abbiamo ordinati 4 fritti e 4 al vapore. Pork e ginger. Allora, sono molto buoni, però questi qua sono quelli che ti danno anche in Italia. Non sono quelli originali. Però per essere finti sono veramente buoni. È arrivato anche il riso, uno per uno, e gli altri 4 ravioli al vapore. Oh. Era molto buono, in tutto abbiamo speso 1900 rupie e il mio biscotto della fortuna dice che devo coinvolgermi in conversazioni più importanti, più piene di significato. E ora stiamo entrando da Starbucks perché nonostante fosse molto costoso il ristorante precedente, non c'era internet. Quindi ora entriamo da Starbucks e scopriamo dove andare, cioè sappiamo dove andare ma come andarci. Prendiamo un Uber. Ok. Purtroppo il wifi funziona qua in giro solamente se hai un numero indiano. E quindi ho dovuto scroccare, dopo un sacco di tentativi, ho dovuto scroccare un numero indiano a un ragazzo che non lo stava usando e ho utilizzato il suo. Quindi consiglio, se venite in India, non fate come me, ma prendete la SIM che non costa nulla. Vi risparmiate queste gatte da pelare.
A quanto pare siamo stati fortunati perché non si paga oggi il minareto. Vediamo se è vero, vediamo se è vero. Sì, oggi niente biglietto. Oh, hello. Mi hanno fatto mettere il microfono nello zaino, non so per quale motivo. Con altre 100 rupie ho portato Mattia al giardino dei 5 sensi, alias il giardino delle coppiette. Per entrare bisogna pagare 35 rupie a persona, più se hai la fotocamera altre 60 rupie a persona, 180 per 3 fotocamere più 70 per l'entrata. E abbiamo capito che ci sono solo ed esclusivamente coppiette sbaciucchianti. Però il parco è molto carino e ben tenuto. Tra l'altro abbiamo scoperto che, scoperto già lo sapevamo, abbiamo avuto la conferma, che i tricicli sono affiliati con quel centro commerciale / mercato dove oggi mi sono comprato 2 abiti. Perché tutti quanti ti ci vogliono portare. Oggi il triciclo si è fermato là di nuovo e ci ha detto guardate, guardate. E noi no. No, grazie. Siamo entrati in questo locale molto carino, ristorantino, che sta nel parco delle coppiette. Costa l'ira di Dio. È un posto biglietto. Faccio verso? Verso lo sì. Lo verso. Io vado, eh. Dai, sì, è un botto, sì. Bene ragazzi, siamo tornati in stanza. Abbiamo ordinato il cibo in camera. Pollo e riso. Io sto ingrassando visibilmente. Buonanotte. Come si fa qua? Buongiorno, oggi secondo tentativo di andare al Lotus Temple. Prima però passo per il posto dove mi hanno fatto spendere 240 euro. Così vado a ritirare gli abiti. Tra l'altro stavo pensando, ma gli abiti come me li porto in Italia? Cioè li piego e li metto in valigia? Sì, uno lo indossi. Questo è il viaggio più disorganizzato che abbia mai fatto, penso. Il problema principale è che non ho avuto tempo di organizzarmi prima di venire qua. Ma anche qua ho fatto delle scelte, una serie di scelte sbagliate. Siamo arrivati al Lotus Temple. Purtroppo i miei abiti ancora non erano pronti, quindi dovremmo tornare là verso mezzogiorno. E quindi adesso si visita prima il Lotus Temple, che a quanto pare è un tempio dove puoi professare qualsiasi religione. Leviamoci le scarpe. No. Ok, ci hanno dato il foglio con le informazioni. Il tempio del Loto si chiama in realtà Baha'i House of Worship ed è uno di 8 templi sparsi per il mondo adibiti al culto di qualsiasi religione. Servono, hanno lo scopo di promuovere l'unità fra i popoli e la pace, eccetera, eccetera. Tutti questi 8 templi hanno una pianta a 9 lati. Molto bello comunque. Aspettando che sia ora di ritirare i miei vestiti, siamo andati in un centro commerciale a mangiare. Ho notato una cosa sui ristoranti indiani. Ci sono 3 tipi di ristoranti per mangiare: lo street food o simile street food, dove mi piacerebbe andare ma forse il mio intestino ancora non è preparato. I ristoranti molto fichi, indiani, dove fanno il cibo che ci è piaciuto di più fino ad ora, come quello là dove abbiamo mangiato ad Agra. E poi le catene, che possono essere le catene come Burger King, McDonald's, Starbucks, eccetera eccetera, ma anche altre cose che non conosciamo come Chicago Pizza. Ogni ristorante dove vai c'è il menù vegano. Nessun ristorante che sia una catena quant'altro ha della carne che non sia pollo. Qua fanno solamente il pollo. E poi è molto raro trovare cose non piccanti, anche dove non dovrebbero essere piccanti. Cioè per un indiano non piccante vuol dire un po' piccante. Stiamo provando il Burger King indiano. Sta comunque un po' di India. Siamo tornati al Delhi Hut, al mercato, dove dovrebbero aver pronti i miei abiti. Questa è la camicia, non mi sta male. Sai, il colletto è un po' lungo, un po' da vestitone indiano. Magari gli chiedo di farmi fare un colletto più corto. Ok, ho chiesto al signore di accorciarmi il colletto. Gli abiti sono molto belli, ma un po' stretti nei pantaloni, quindi devo fargli rifare. Allora, la giacca ci sta, mi sta così, la qualità è buona. Non mi sta larga come un vestitone, quindi direi giacca approvata. Siamo arrivati al Gurdwara Bangla Sahib. È pieno zeppo di gente. Beh, mi ha messo bene, no? Come sto? Sta benissimo.
Terza tappa, Jantar-Mantar. In pratica questi sono antichi strumenti astronomici, come quella gigante meridiana che sta al centro. Quarta tappa, Ugrasan Kibaoli. Fa parecchio impressione, è un buco profondissimo con le scale. Facciamo il capriole? Ok, si torna a casa. Arrivati in hotel, sono quasi le 7 di sera, qua sta tramontando il sole e purtroppo Mattia è molto molto malato. Da oggi si è ammalato, ha la febbre, c'ha il mal di pancia. Quindi rimarremo in hotel fino a mezzanotte circa, poi andremo all'aeroporto, usufruiremo della nostra lounge perché come sapete viaggiamo in business e poi si torna a casa. Aggiornamento della lounge, c'è tanto cibo, mi sono preso il ramen, riso, nachos, noccioline, 7-Up, acqua e tè che ho finito. Il volo è andato alla grande, ho dormito tutto il tempo perché è partito di notte.